straordinari atleti e per avere anche un responso cronometrico efficiente sul sito cividata.com da aprire l'ICF Canoe Slalom Open di Merano per andare a seguire i risultati in tempo reale. Natürlich wollen wir das erwähnt haben, die Streamingdienste, die Zeitnehmung, alles Verdienst von Cividata. An dieser Stelle natürlich danke an Christian Winkler, an André Christanel, Markus Schröter und die ganze Mannschaft von Cividata, an die Familie Trevisan natürlich auch und natürlich auch an alle Kampfrichter und an alle anderen Personen, die hier beteiligt sind, auch an die Rettungsdienste. Wir hoffen, dass wir sie nicht brauchen, aber wir haben sie da. Vielen herzlichen Dank und natürlich ein großes Dankeschön an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sportclub Meran, die hier diesen internationalen Sportwettkampf ermöglichen an dieser Stelle. E su queste bellissime immagini che vengono offerte anche dalla regia di Cividata per aprire questa stream direttamente da Vobarno, un bellissimo colpo d'occhio sul cuore della città. Io sono Luca e insieme a me c'è Luis e vi diamo il benvenuto e una buona visione di questa gara internazionale di Merano, 20 porte per una lunghezza di 220 metri, 6 porte da affrontare in risalita contraddistinte dai colori bianco-rossi, le altre da affrontare con i colori bianco-verdi in discesa. Una gara questa mattina che ci ha regalato non poche emozioni, una su tutte Giacomo Barzona, vincitore di ieri, che è rimasto fuori, lo troveremo nella finalina, ma la canoa slalom è anche questo. Puoi fare un grande risultato e il giorno dopo non trovarti a tuo agio con l'acqua. Vedo che ci stanno regalando anche una bella soggettiva di noi, arriverà probabilmente il commento, forse anche in ritardo, in una delle postazioni più belle che che l'Italia possa offrire. Abbiamo un focus completo dalla porta numero 1 fino alla porta numero 20. Ricordiamo per i profani, ovviamente, miglior tempo possibile dalla partenza all'arrivo, 2 secondi per il tocco di porta, 50 per il salto di porta. È una finale, quindi è una gara secca e a questo punto che vinca il migliore. Es wird wieder bei null gestartet, also die Qualifikationszeiten haben eigentlich nur die Startreihenfolge definiert. Der Rest ist wieder hartes Rennen, klares Rennen. Man startet für alle bei Null. Und zwar das Startintervall 1 Minute 45 Sekunden. The start interval is 1 minute and 45 seconds between the athletes, between the 10 top athletes from the qualification this morning. This afternoon here on the river, on the Passa River in Merano, Südtirol. A very, very right, nice place, and this natural water, this natural river, not a course, not a digital course, and this is very, very special here in this place. The number one, the first starter, is the number 14, Sonja Neubauer from Germany. She will open the competition in about 3 minutes. Abbiamo visto poco fa in sovraimpressione, anche per chi ci segue da YouTube, la start list della prima categoria, la K1 femminile, ricordiamo kayak, canoa di derivazione eschimese, dove l'atleta sta seduto con una pagaia con una doppia pala. E inizieremo con Sonja Neubauer della Germania, a seguire ci sarà Laura Kreisinger, sempre della Germania, Lucia Pistoni Italia, Ula Skok Slovenia, Caroline Selina Schaller Italia, Martina Sackova Repubblica Ceca, Caterina Pignati Italia, Francesca Malaguti Italia, Svenja Matti Svizzera, Agata Spagnol Italia. Für jede Berührung einer Torstange sind es 2 Strafsekunden, für jedes Tor, das übersprungen wird, 50. Also das ist die Höchststrafe, die es hier geben kann. Wir wünschen natürlich allen eine fehlerfreie Fahrt, aber wir wissen, es wird nicht so einfach werden.
Die Zuschauerinnen und Zuschauer längs der Strecke dürfen jubeln, dürfen anfeuern. Sie dürfen auch etwas Krawall machen. Make some noise. Make some noise for the athletes. For the athletes to improve the results, to improve the behavior of all these athletes. And we have also some birds watching the competition today. Oh, that's so nice. See the birds over the river here in Meran for this nice competition. E allora andiamo un po' a scoprire le atlete che parteciperanno in questa finale. Ci sono nomi molto importanti come quelle di Lucia Pistoni, ragazza italiana che lo scorso anno proprio nella sua Ivrea, lei che è nata e cresciuta a Ivrea, ha vinto la medaglia d'oro al campionato del mondo juniore su un risultato eccellente, è arrivato 30 anni dopo dalla vittoria mondiale di Maria Cristina Jeypron in Norvegia. Poi c'è Ulla Scott, un'altra giovane nazionale slovena, Selina Schaller, nuovo acquisto del Merano da un paio di stagioni, la straordinaria Martina Satkova, Caterina Pignat, poi racconteremo anche il suo aneddoto durante la sua discesa, ragazza che si è infortunata ieri sulla scala che colleva dalla GIF alla Bothaus, ha dovuto rinunciare alla sua gara del campionato italiano, ha gareggiato oggi, bam, è arrivata quarta in qualifica, chapeau, tanto di cappello a lei. Poi abbiamo Francesca Malaguti, un'altra atleta fortissima italiana, medaglia di bronzo europea qualche anno fa nei campionati giovanili, proprio qualche settimana dopo la sua disavventura che aveva avuto qua a Merano quando andò a finire a bagno all'altezza della 19 di oggi, si spezzò in due addirittura la canoa, riuscì a trovare una canoa e riuscì anche a arrivare a podio in quel frangente. Svenia Matti, poi Agata Spagnol, la medaglia d'argento nei campionati italiani assoluti. Intanto è partita Sonja Neubauer della Germania e allora andiamo a rivedere questo percorso nella parte alta e tracciato verso la porta numero 3. Si va dall'altra parte del tracciato per effettuare la 4, la 5, la 6, subito dopo in risalita la porta numero 7, uscita larga per andare verso la 9 e attenzione alla risalita numero 9 in una situazione che di solito dovrebbe essere corrente ma di morta, ma lì c'è anche tanta corrente verso la 10, la 11, 12, 13, 14, non facciamoci ingannare, sembra una linea diretta, ma non è assolutamente facile. Unglaublich unterwegs die deutsche Sonja Neubauer, bisher fehlerfrei geblieben bis zum Tor Nummer 15, auch das hat sie super geschafft und jetzt geht es weiter in den unteren Abschnitt der gesamten Strecke, vielleicht bei Tor Nummer 13 und 14, kleine Berührung, 4 Strafsekunden für die Deutsche. Jetzt noch 3 Tore zu bewältigen. Sie kommt in den finalen Bereich jetzt. Die Sonja Neubauer schafft das Tor Nummer 19 und noch die 20 und kommt zum Ziel. Vistosi secondi di penalità, soprattutto alla porta numero 14. Va a chiudere Neubauer, 98 e 70, primo tempo cronometrico di questa finale. Ricordiamo che Agata Spagnol in semifinale chiuse in 95.25, quindi non un tempo eccezionale di Neubauer. E adesso tocca Lara Kriesinger. Lara Kriesinger kommt als nächste, zwei deutsche Athletinnen in diesem ersten Finale. Die Zeit von Sonja Neubauer, 4 Strafsekunden für sie. Hat sich gegenüber dem Vormittag verbessert, aber ist nicht an die Bestzeit von Agata Spagnol herangekommen. The second athlete from Germany is of course Lara Kriesinger now. Lara Kriesinger, la porta numero 9 da affrontare controcorrente in risalita, pendono su di lei 2 secondi di penalità alla porta numero 3. Ecco lui, se noi siamo andati a vedere nella pausa il tracciato, un tracciato molto tecnico
e impegnativo, ricordiamoci che si tratta di un bacino naturale. Cosa significa bacino naturale? Significa che l'uomo non ci ha messo assolutamente mano, ma le pietre sono state messe lì proprio da madre natura. Quindi a seconda del livello del fiume si possono effettuare determinate linee. Andiamo a vedere allora la Kreisinger, 3,78 di vantaggio all'intertempo, piazzato alla porta numero 15, scatto finale, e andiamo al comando con Kreisinger in 95,48. 95,48, das ist die neue Bestzeit für Lara Kreisinger. Die zwei Deutschen sind also durch jetzt in diesem Finallauf. Wir kommen zur ersten Italienerin in Wasser, Lucia Pistoni. Agata Spagnola aveva fatto 95,25, quindi buon tempo da parte di Lara Kreisinger. Però adesso andiamo in acqua con la Lucia Nazionale, la campionessa del mondo juniores, Lucia Pistoni, che però vedo che ha avuto qualche problema alla porta numero 3 e purtroppo si chiamerà fuori con ogni probabilità dalla zona medaglie. Comunque continua la sua discesa Lucia Pistoni, un errore alla porta numero 2 da affrontare in discesa. Anzi, probabilmente ha sbagliato la 1, anzi ha sbagliato la porta numero 1, è dovuta andarla a recuperare, poi l'ha anche toccata. Maledetta fu quella porta numero 1, che veramente oggi è la bestia nera di queste giovani atleti. Infatti il tempo è decisamente alto all'intertempo. Raccontiamo un po' la carriera di questa giovane pagaiatrice. 19 anni per lei quest'anno, medaglia d'oro mondiale lo scorso anno, dove ha debuttato anche in Coppa del Mondo. Ragazza allenata da Davide Monguzzi e probabilmente nei prossimi anni vedremo in un corpo militare, vedremo in quale deciderà di andare Lucia Pistoni, che adesso va a chiudere il suo weekend di gara. Non può ovviamente attaccare il tempo di Lara Kreisinger, va a chiudere in terza posizione, 22,79, mentre è partita subito Ula Stock. Ja, sie hat oben einfach zu lange kämpfen müssen mit dem Tor Nummer 1, hat sich zwar gerettet, aber sehr, sehr, sehr viel Zeit verloren. Man kann auch verstehen, dass sie jetzt ziemlich verärgert sind. Sie ist, inzwischen ist Ula Stock aus Slowenien auf der Strecke. Ula Stock, atleta slovena, l'ultimo anno di categoria, squadra slovena che è accompagnata qua anche dal mitico Uroš Kodelja, grandissimo ex atleta sloveno, finalista alle Olimpiadi di Atene 2004, che segue da qualche anno la nazionale giovanile slovena. Andiamo a vedere Ula Stock, sfortunata l'anno scorso al campionato del mondo, dove in gara squadre si ribaltò e subì gravi infortuni, l'infortunio più grave per un canoista, subì la lussazione della spalla, si è ripresa e quest'anno va a caccia di grandi risultati. La giovane atleta slovena, parte conclusiva, 2 secondi di penalità per lei, 2,86 di ritardo da Lara Kreisinger. Andiamo a vedere Ula Stock, che dovrebbe inserirsi al secondo posto, non ce la fa invece, addirittura terzo posto per la slovena Ula Stock. Third place now for the Slovenia, we have two leaders from Germany, Kreisinger and Neubauer, then Ula Stock, but now we see the Italian Caroline Selina Schaller from Milan. Si vola in Italia per la ragazza tedesca naturalizzata italiana da qualche anno, Caroline Selina Schaller, atleta dello Sport Club di Merano. Parte alta per Selina verso la porta numero 8, attenzione all'insidiosa porta numero 9
da svolgere controcorrente, 10, attenzione al traghetto, tra la 10 e la 11 si passa letteralmente da una parte all'altra del fiume Passirio, facciamoci aiutare dall'onda della porta numero 14 per andare verso la porta numero 15 da affrontare in risalita e andare a vedere l'intertempo che a qua un attimo non compare, dice meno 4.02 per Selina Schaller, che però in prima manche dalla 15 alla 20, come si dice in gergo sciistico, ha lasciato modo alle avversarie di recuperare. Selina Schaller, ultime bracciate. Super Zwischenzeit für die Milanerin, ja, Selina Karolin, Selina Schaller. Und gran tempo di Selina, 89.97, 5.51, un tempo straordinario di Carolina Schaller, che migliora di oltre 5 secondi la prestazione di Agata Spagnol della semifinale. E se non è un tempo da podio questo, non saprei cos'altro dire. Attenzione, perché un banco di prova importante arriverà in questo momento dall'atleta classe 98 del tricolore della Repubblica Ceca, Martina Savkova. Ja, inzwischen registrieren wir diese Superzeit für Caroline Selina Schaller. Neue Bestzeit richtig weit vorne und es war auch ein fehlerfreier Durchgang für die Deutsche, die jetzt für Meran startet, also für den italienischen Verband. Im Wasser sehen wir inzwischen Martina Savkova, Tschechische Republik. Il cognome Savkova in Repubblica Ceca è una certezza, infatti lei e sua sorella Gabriella sono due atlete che ormai da anni competono a livello internazionale sia nello slalom che nella discesa. Nella fattispecie Martina Savkova è anche bicampionessa del mondo della canoa discesa, lei che è una specialista della canadese, che è prestata però anche al kayak classe 98 per questa fuori classe della pagaia. Martina Savkova 1.95 di ritardo però da un tempo straordinario fatto registrare da Caroline Selina Schaller, porta numero 18 per Martina Savkova verso la porta numero 19, e adesso deve fuori, deve tirare fuori la discesista che è lei. Ultime bracciate anche per Martina Savkova, che va a inserirsi in seconda posizione. Second place for the Czech athlete, second place, exactly 181 behind the leader, still Caroline Selina Schaller from Italy. E comunque un 91.78 è comunque un tempo di 3 secondi e mezzo migliore di quello di Agata Spagnol, quindi si è passato decisamente, in gergo automobilistico si dice si è velocizzata la pista, in gergo sciistico anche quello si dice si è velocizzata la pista. Vi garantisco che non si è velocizzato il fiume, qua si sono velocizzati gli atleti, perché l'intensità dell'acqua è sempre quella e lo è per il resto di tutte le atlete. Adesso Caterina Pignat, io mi fermerei, toglierei il cappello davanti a questa atleta che ieri è stata vittima a sua volta di un incidente sulla scala che collega la passeggiata della Guilf alla Boathouse, quando è caduta da quelle scale con la canoa in spalle, tra l'altro facendosi molto male alla caviglia, ha dovuto rinunciare al suo campionato italiano della quale era la favorita. Oggi però di cattiveria, di grinta, è salita in barca e ha fatto una grandissima prima manche, e quindi il mio tifo va tutto per lei oggi. Forza Carolina, forza Caterina. Nella parte centrale questi sono 6 secondi e 32, ve lo garantisco, l'infortunio qua si fa sentire. Forza Caterina, parte finale per lei, un applauso per questa atleta, ci sta tutto. Sie gibt alles, gestern war sie noch verletzt, jetzt ist sie da, in Zielen, sie kommt unglaublich, really, really hard pushing and passing the finish line in fourth position. Fourth position for the Italian Caterina Pignat. 98.38, ha migliorato il suo tempo con una caviglia che vi garantisco era grossa come la mia testa, veramente impressionante. Oggi in acqua ha dato il massimo, le altre
hanno migliorato. Un applauso comunque a lei, che comunque chiude in quarta posizione. E adesso entriamo in zona podio con Francesca Malaguti, che però alla porta, malandrina numero uno, commette subito un gravissimo errore e con ogni probabilità si chiama fuori dalla zona medaglie. That was a very bad start now for Francesca Malaguti, missing the first gate, But I'm very, very still impressed about Caterina Pignat. Yesterday she falls here on the stairs to come down. She was very ill, she was injured, and today she starts. Now Malaguti is a little bit disappointed about the miss of the first gate. She was third in the qualification, obviously one of the favorites, and now she's very, very late, and again a miss. Purtroppo è venuta meno la concentrazione per questa ragazza ferrarese in forza all'aeronautica militare. Dal video non si capisce benissimo quanto c'è un masso, si vede muovere la porta, però come ripeto, ogni porta ci sono i giudici di porta. Adesso Francesca va a chiudere la sua manche, un altro salto di porta anche alla porta numero 13, che la fanno finire in ottava posizione. Quindi Caroline Selina Schaller è sul podio di questa gara internazionale, e adesso abbiamo Svenja Matti della Svizzera nella parte alta del tracciato verso la porta numero 3 da affrontare in risalita. 4, 5, 6 e la 7 da affrontare anche questa in risalita. So Hopschwitz für Svenja Matti. Svenja Matti aus der Schweiz ist die vorletzte Starterin, das heißt in dieser Qualifikation war sie zweite in dieser Kategorie, jetzt unterwegs bisher fehlerfrei die Eidgenössin. Eccola nella parte centrale tra la 10, difficoltà per lei per arrivare fino alla 11. Attenzione alla 12, alla 13, Selina Schaller ha fatto un tempo straordinario, letteralmente non mi sembra un'azione fluida quella di Svenja Matti, potrebbe essere all'incirca sui 4 secondi di ritardo all'intertempo, invece mi smentisce, sono molti di più, sono 6,70 e a questo punto Martina Sakhnova sente profumo di podio. La vedo molto difficile per Svenja Matti recuperare 5 secondi nella parte conclusiva. Andiamo a vedere ultime tracciate per l'atleta elvetica rosso crociata. Andiamo a vedere dove andrà a inserirsi e va a finire a piazzarsi in quarta posizione. 98 e 27, quindi male che vada, oggi sarà vittoria Italia nella K1 femminile. Ultima atleta a scendere, occhi piantati in alto, Agata Spagnol, la vice campionessa d'Italia 2023, specialista dello slalom cross, porta numero 1 passata senza problemi verso la 2, la 3 da effettuare in risalita, e adesso via nel tratto tecnico, il tratto centrale. Inzwischen haben wir registriert, Svenja Matti, vierte Position für die Schweizerin. Also werden wir hier einen italienischen Sieg haben, auf jeden Fall. Es führt nach wie vor Caroline Selina Schaller aus Meran, während auf der Strecke die letzte Athletin in dieser Kategorie ist Agata Spagnol, auch Italien. Andiamo a vedere la ragazza under 23 friulana in forza al Canoa Club di Sacile, la sorella di maggiore di Marino Spagnol, che non è riuscito oggi a qualificarsi nella C1. Andiamola a vedere all'intertempo, è in linea con Selina Schaller per poco meno di un secondo, dovrebbe essere dietro ma non si ferma in questo momento il raffronto cronometrico, e allora è Spagnol contro Selina Schaller con Luca Bizza, il suo allenatore, che va a incitarla. Andiamolo a vedere, 89-97 il tempo da battere, andiamola a vedere Agata Spagnol, va a prendersi la vittoria per 0-94 su Selina Schaller. Gara eccellente
da parte della Friulana. Great result for Agata Spagnol. Agata Spagnol, the fastest in the qualification, is also the fastest and the winner in this final competition. Congratulations, super! Non è mai facile migliorarsi e farlo di 5 secondi in una finale. È veramente qualcosa di incredibile. Quindi Agata Spagnol vince la gara qui a Merano in 89,03. Seconda è Caroline Selina Schaller, italiana di Merano, in 89,97. Terza per la Repubblica Ceca, Martina Savkova. So, wir haben das Podest bereits erwähnt, jetzt mit Agata Spagnol als Siegerin, mit Caroline Selina Schaller an der zweiten Position und vervollständigt auf dem Bronzemedaillenplatz die Tschechin Martina Savkova. E se tutte le gare sono così, arriviamo noi con la voce fino alla fine? Beh, ci porteranno un grappino per tirarci su un po' la voce. O se no una bella e succulenta Forst, che qua non può mancare. Solo Forst, nient'altro. Bene, fra poco, in Kürze werden wir dann die Kanadier, die Männer sehen im Kanadier Einer. Und zwar Start um 14:05. Gianni Campana, Andrei Jeklin, Alfie Booth, Simone Marchigiano, Christos Tsakmakis, Giussi Avornik, Hannes Trummer, Benjamin Kies, Elio Maiuti und Roberto Colazzingari. Gianni Campana, fammi spendere due parole per questo eterno atleta, stato campione italiano master, atleta ultra sessantenne e sempre presente in queste gare, plurimedagliato a livello master, come abbiamo già detto anche campione europeo master, può gareggiare tranquillamente con atleti che potrebbero essere suoi figli ed è riuscito a qualificarsi a questa finale, come ha scritto lui sui social. Per lui questo, qualsiasi risultato sarà, che decimo, non ottavo, sarà un grandissimo successo. E allora noi facciamo tutti il tifo per il veterano di Valstagna Gianni Campana. Colpetto è il numero 46, a seguire ci saranno i ben più giovani atleti come Andrei Jeklin della Slovenia, Elfie Booth della Gran Bretagna, Simone Marchegiani Italia, un'altra leggenda della canoa greca, Christos Tsakmakis, Jus Javorčnik della Slovenia, Hannes Trummer della Germania, Benjamin Kies della Germania, Elio Maiuto Italia e poi Roberto Colazzingari Italia. È partito Master Gianni Vittorio Campana nella parte alta del tracciato, il veterano vicentino adesso alla seconda risalita di gara. One of the most experienced athletes are on course now, that's Gianni Campana. Einige der Teilnehmer hier könnten leicht mit Leichtigkeit seine Söhne sein, also ein sehr, sehr erfahrener Athlet, hat sich in einem guten Teilnehmerfeld qualifiziert für dieses Finale als Zehnter heute, das passt schon. Und wir freuen uns, er eröffnet jetzt diesen Finallauf der Kanadier Kategorie C1. Si dice che la passione non abbia età e Gianni ce lo sta dimostrando su queste impetuose acque del Passirio qui a Merano. Porta numero 16 per Gianni Campana. Andiamo a vedere nella prima manche, Roberto Colazzingari aveva vinto la qualifica in 89,04 e se tanto mira tanto vedremo dei miglioramenti anche qua. Forza Gianni, ultime pagaiate anche per te. No misses for the Italian, no misses for the Italian. A very, very super course for him. And the final time is 100.81 seconds. E comunque il nostro Gianni un percorso netto, vorrei anche solo sottolinearlo, con tutte le difficoltà che hanno avuto tutti i giovani, lui invece è riuscito a portare a casa un percorso netto e andrà come andrà, ha fatto una grandissima manche il nostro Gianni, atleta di Valstagna. Mentre in acqua adesso c'è Andrei Jeklin e passiamo da un master a uno junior, perché lui è stato
nazionale junior in questi anni, l'atleta sloveno. Slovenia che è sempre presente qui a Merano con la squadra della Šoške Elektrane, cioè di Solkan di Nuova Gorica, e quella di Tazen, canale nella periferia di Lubiana, che tra l'altro quest'anno ospiterà la terza prova di Coppa del Mondo, proprio dove saranno presenti i nostri Roberto Colazzingari e Marcello Beda, che oggi vedremo anche in azione. Andiamo a vedere Andrei Jeklin, allora, della Slovenia, 2 secondi di penalità alla porta numero 13 e quasi 5 secondi di vantaggio su Gianni Campana. Der Slowene jetzt im letzten Teil seines Wettkampfes, auch er hat einige Schwierigkeiten jetzt, 2 Strafsekunden und dann noch einmal 2 dazu, 4 Strafsekunden im Ganzen, und er hat zwar eine neue Bestzeit, aber ganz, ganz knapp, 132, new best time for the Slovenian. Primo ma non di molto, infatti Gianni ha guardato il monitor e ha detto porca miseria, 49 centesimi, 4 secondi di penalità per Andrei Jeklin, e adesso Elfie Boat della Gran Bretagna nella parte alta del tracciato, risalita numero 3 per l'atleta della Union Jack. From Great Britain, that's Elfie Boat, the next athlete world in this C1 category. We have 2 athletes in the finish with very, very close together. Only 49 tenths of seconds between Jeklin and Campana. And now the British athlete with a clean competition at the mid. Ricordiamo ancora una volta Luis Periprofani che c'è differenza tra il kayak che abbiamo visto in precedenza, dove l'atleta sta seduto con una pagaia doppia palla, rispetto a quella che stiamo vedendo adesso, che è la canadese, dove l'atleta sta in ginocchio con una pagaia con una sola pala. Difficoltà e sicuramente galleggiamento diverso, una tecnica e un approccio completamente diverso. Abbiamo visto Elfie Boat non fare a S la porta numero 14, effettuare invece la soluzione a S alla porta numero 19, va a chiudere con il miglior tempo in questo momento, 89 e 35, Elfie Boat 89 e 35, che arriva vicino vicino al tempo che era stato di 89.04 di Colazzingari di prima manche. Very, very fast competition, 89.35, the final time for the British athlete. Now is a new leader in this competition. We switch to the Italian Simone Marchegiano. Simone Marchegiano, Italia, atleta di Ivrea, membro della nazionale juniores dello scorso anno, il SIC dell'Ivrea Canoa Club, parte alta del tracciato per lui verso la porta numero 9 con la sua canoa dalla coda croata a scacchi biancorossi. Andiamo a vedere Sic nella parte centrale del tracciato, è molto buono il tempo di Elfie Boat della Gran Bretagna, porta numero 15, sembra buona la discesa fino a questo momento di Marchegiano, che però alla porta numero 9 ha commesso una penalità, infatti 2.86 di ritardo all'intertempo. Andiamo a vedere questo passaggio alla 17, ultime bracciate, forza Sic, porta numero 19 e lo scatto finale. The last meters for the Italian Marchegiano, one miss, one penalty time, 2 penalties, and he comes to the finish line on second position, second place for the Italian Marchegiano. 91 e 69 per Simone Marchegiano, un buon tempo, ha sicuramente migliorato la sua prestazione, peccato i 2 secondi di penalità che comunque non gli avrebbero consentito di andare al comando. Buona prestazione da parte del Sic, e adesso andiamo in terra ellenica con Christoph Zakmakis, atleta della Grecia. Der einzige Grieche hier in Meran heute, er
lautet auf den Namen Christos Tsakmakis, der Grieche. Also die Griechen, die immer bei Olympia als Erste einmarschieren, wird er heute auch Erster sein. Hier wird er hier eine Top-Position erreichen, der einzige Vertreter aus dem hellenischen Staat. Christos Tsakmakis, che ha partecipato alle Olimpiadi di Londra, alle Olimpiadi di Pechino e alle Olimpiadi di Atene, quindi tre Olimpiadi per questo atleta. Non è riuscito a qualificarsi per quelle di Rio, non è riuscito a qualificarsi neanche per quelle di Tokyo, andrà alla ricerca della qualifica a quelle di Parigi 2024. Ricordiamo che le prime qualifiche olimpiche di quest'anno avverranno quest'anno a settembre al campionato del mondo di Londra, poi magari andremo a spiegarvi come funzionano, ma intanto Christos Tsakmakis potrebbe forse andare al comando, invece no, per 1,50 dietro a Elfi Bolt. Ein super Schlussteil für den Griechen, aber es hat nicht ganz gereicht. Zweiter Platz für Tsakmakis und wir bleiben im Osten und Jus Javornik aus Slowenien kommt als nächster Athlet. Er ist bereits gestartet, der Slowene Jus Javornik. E allora andiamo ancora in Slovenia, Jus Javornik. Nella parte alta del tracciato, mentre mano a mano alcuni atleti cominciano a scaldarsi nella parte posteriore della zona di arrivo, altri invece sono con i propri allenatori a ristudiare le ultime linee per la gara. Riconosco l'inconfondibile Gabriele Grimandi insieme a suo papà Giuseppe, che li vedremo poi, uno protagonista in acqua, l'altro protagonista sulle sponde, uno reciprocamente a gareggiare, l'altro a fare il tifo nella K1 maschile, mentre Jus Javornik della Slovenia aveva un ritardo di 1,82 all'intertempo dato dalla penalità alla porta numero 1. Ultime bracciate per lo sloveno. Nach wie vor der Brite in Führung, Alfi Boot, jetzt ein Superlauf für Javornik, der bei Tor 1 ganz kurz touchiert hat. Jetzt kämpft er auf den letzten Metern, kann es eine neue Bestzeit sein? It could be a new best time, he's second. Ah, Javornik, seconda posizione, 1,36, Malandrino fu quel tocco alla porta numero 1 e adesso in rapida successione due atleti tedeschi, due atleti italiani con Timo Trammer che parte in questo momento, 20 metri di scatto dalla partenza per entrare poi effettivamente nel fiume verso la porta numero 1, la porta numero 2 ancora da affrontare in discesa, ecco la prima fatica in risalita per Timo Trammer, potremmo dire pericolo scampato alla porta numero 1 per l'atleta tedesco. Hannes Thoma, un qualificante aus Deutschland, mit der viertbesten Zeit in der Qualifikation, oben alles sauber erledigt, die oberen Tore 1-2, das ist ganz schön happig und dann ist diese schnelle, rapide Passage 11, 12, 13, alles schnell zu machen und da kann man manchmal einen Fehler machen, so auch für Thoma, der an der 7 kurz touchiert hat. Arriva però il tocco alla porta numero 7 per l'atleta teutonico nella parte conclusiva del tracciato, andiamolo a vedere all'intertempo, 1,97 di ritardo, ricordiamo l'intertempo è alla porta numero 16, ultime bracciate, ultime fatiche del weekend per Timo, per Hannes Trammer, ultime bracciate, 89,35 il tempo da battere, ben avanti Hannes Trammer, 88,58. Neue Bestzeit für den Deutschen Hannes Trammer, trotz seines Fehlers überflügelt den Briten Alfi Boot und mit 88,56 hat eine neue Bestzeit erzielt. Der Deutsche und gleich der Nächste ist auch wieder ein Athlet aus Deutschland, nämlich Benjamin Kies.
E allora Hannes Trummer della Germania, prima posizione, 88-58, Elfrid Bolt è secondo, Jus Jawotnik è in terza posizione. E adesso entriamo, come hai detto tu Luisi, in zona podio, Benjamin Kiss della Germania, poi a chiudere ci saranno Elio Maiutto e Roberto Colazzingari. Benjamin Kiss nella parte alta del tracciato, una pagaiata fulminea e potente, quella dell'atleta tedesco verso la porta numero 9, porta numero 10, attenzione, così come il compagno di squadra, porta numero 7, toccata. Er hat eine Schwierigkeit am Tor Nummer 7, zwei Strafsekunden für den Landsmann des vorläufig führenden Hannes Trummer. Hannes Trummer also in Führung. Wir werden gleich die Zwischenzeit von Kies sehen. Und er ist vorne. Kies führt bei der Zwischenzeit mit 1,13 Vorsprung. Aveva 1,13 di vantaggio Kies all'intertempo, però lo stesso Hannes Trummer aveva 1,7 di ritardo da Elfi Botte, poi ha inserito il turbo nella parte conclusiva. Kies contro Trummer, andiamo a vedere Benjamin Kies davanti, 87-64. New leader is Kies from Germany. First and second position for the two athletes from Germany, Benjamin Kies, Hannes Trummer and Alfie Bolt now on three. But we wait for two Italians, very strong athletes, home athletes here from Italy. La Germania è sul podio, vediamo su che gradino è adesso Elio Maiutto, atleta 18enne della graduatoria juniores, atleta friulano, da qualche anno anche lui però piantato ad Ivrea e gareggia per il club eporediese. Andiamo a vedere Elio Maiutto nella parte alta del tracciato, che ha dovuto saltare i campionati italiani assoluti perché il giorno prima, dopo i campionati italiani, si è fatto male anche lui alla caviglia, una maledizione per gli atleti di Ivrea, quella della caviglia, ne sanno qualcosa lui e la stessa Caterina Pignata. Andiamo a vedere Elio Maiutto, fino a questo momento è un percorso netto per il giovane che rappresenterà l'Italia ai mondiali e agli europei juniores, 1,10 di vantaggio all'intertempo. Elio Maiutto non deve perdere concentrazione, non deve perdere fluidità nell'ultima parte con Lorenzo Lollo Biasioli, il suo allenatore che lo segue. Forza Elio, ultime bracciate per andare al comando di questa gara. Andiamo a vedere, 87-82, secondo. Unbelievable, only 18 hundredths of second on second place and the leader remains Benjamin Kies. Unbelievable, very close competition. Sorride ma allo stesso tempo è anche arrabbiato, però è un podio in una gara internazionale, quindi Germania e Italia davanti. E adesso Roberto Colazzingari, sicuramente l'atleta più titolato, lui che ha sulle spalle due titoli di campione del mondo a livello under 23 nel 2012 e nel 2014, più di 30 gare all'attivo in Coppa del Mondo e una vittoria a Tassen nella stessa giornata in cui, nello stesso weekend in cui vinsero anche Giovanni De Gennaro e Stefani Horn, fu un risultato eccezionale per i colori azzurri. Roberto Colazzingari non sarà presente ad Augsburg e a Praga, sarà presente invece in Coppa del Mondo in quella di Tassen, originario di Subiaco ma da ormai parecchi anni in forza prima alla Forestale e poi al gruppo dei Carabinieri. Più di 10 titoli italiani per questo straordinario atleta, 0,99 di vantaggio. Forza Roberto, ultime bracciate per il fuoriclasse laziale. Andiamo a vedere allora Kies contro Colazzingari, Colazzingari contro Kies, e allora Roberto Colazzingari va a vincere la gara di Merano, 87-06. The winner comes from Italy, the winner is Roberto Colazzingari,
final time 87.06 with 58 cents of second to Benjamin Keys on second position, and third is the Italian Elio Maiuto. That's the podium of this competition. We wait now just a few minutes for the next competition. That's the C1, the canoe from the ladies, with six athletes at the start list. In 76 centesimi sono racchiusi Roberto Colazzingari, che va a vincere in 87.06 davanti a Benjamin Kiss a 58 centesimi, però con 2 secondi di penalità. Terzo è Elio Maiuto 0.76, Hannes Stramer a 1.52. Una bellissima gara anche questa, non c'è stato il netto miglioramento che c'era stato nelle donne. Infatti Colazzingari aveva fatto 89.04 in prima manche, ha migliorato di quasi 2 secondi netti, 87.02. E adesso è stato bravo nella qualifica, è stato bravissimo nella finale. Ma questo è un atleta che ha esperienza internazionale da vendere, non molti possono vantare 2 mondiali under 23 e soprattutto una vittoria in Coppa del Mondo. Ha avuto un anno abbastanza difficile nelle selezioni interne, ne parlavo con lui, però col sorriso e con la grinta oggi si porta a casa la Forst Trophy della C1 senior maschile davanti a Benjamin Kiss e a un Elio Maiuto, fammi sottolineare, straordinario, perché a 18 anni ha dimostrato una grandissima maturità. Lo vedremo impegnato nei mondiali e gli europei giovanili al suo ultimo anno di categoria juniores. La gara prosegue però con la C1 femminile. Jawohl, wir haben jetzt mehr oder weniger Halbzeit erreicht bei diesen Finalläufen, denn wir haben die ersten 2 Kategorien durch. 2 Kategorien stehen noch oben, und zwar die Kano, also die Kanadier C1. Also der Unterschied, im Kanadier knien die Athletinnen drinnen, also im Boot, da sind sie kniend drinnen, der knienden Position, während sie beim Kano einfach drinnen, beim Kajak einfach drinnen sitzen. Das ist der Unterschied, und natürlich, man hat einen Doppelpaddel beim Kajak und einen einfachen Paddel beim Kanadier. Und jetzt startet gerade Carolina Massarenti aus Italien. Carolina Massarenti, allora atleta italiana, prime porte per lei, atleta ferrarese, nata e cresciuta nel Canoa Club di Ferrara, ma da qualche anno trasferita e iscritta per il club di Ivrea, l'unica italiana in questa disciplina, in quanto le altre nostre specialiste sono tutte ad Augsburg, come Marta Bertocelli, Elena Borghi, Elena Micozzi. Carolina Massarenti, che l'anno scorso ha fatto parte della squadra che ha rappresentato il tricolore ai mondiali di Ivrea. Andiamo a vedere Massarenti nella parte centrale, la piccola e minuta pagaiatrice, ma dal grandissimo talento, sulla porta numero 15 da affrontare in risalita, sarà seguita da Asia Jug della Slovenia. Die einzige Italienerin in dieser Kategorie, die junge Carolina Massarenti, jetzt bisher mit einem einzigen 2 Sekunden, mit einer einzigen 2 Sekunden Strafe jetzt bereits im vorletzten Tor gleich, also dann wird sie ihren heutigen Wettkampf abschließen. Sehr gut gemacht, sehr gut gemacht, bravo, Gratulation für diesen tollen Lauf an die kleine Italienerin, die das Ziel erreicht in einer Zeit von 109.34. 101.09 era il tempo di Martina Sattova della prima manche, 109.34 è quello di Carolina Massarenti in questa finale. Vedremo se potrà bastare per uno dei gradini del podio. Intanto Asia Jug della Slovenia nella parte alta del tracciato. Gestartet soeben Asia Jug aus Slowenien.
Sechs Athletinnen haben wir in dieser Kategorie, vielleicht sagen eine wenige Athletinnen, aber die meisten sind bereits in Augsburg in Deutschland, wo am kommenden Wochenende der Weltcup stattfinden wird. Und deswegen sind einige schon da, um sich zu akklimatisieren und mit dem Kanal in Augsburg Bekanntschaft zu machen. Asia Luke. Probleme an dem Tor Nummer 11. Andiamo a vedere porta numero 11, toccata per Asia Hugh. Andiamo a vedere verso la porta numero 15 da affrontare in risalita, verso la 17 scusate, da affrontare in risalita. Sembra una pagaiata pesante quella della giovane slovena, che adesso è intorno ai 100 secondi di gara. Questo significa che non dovrebbe riuscire a stare davanti a Carolina Massaretti. Il tempo scorre inesorabile, va a chiudere in 113,62 in seconda posizione, quindi Carolina Massaretti guadagna una posizione, anche se scuote la testa la pagaiatrice di Ivrea. E adesso Kimberly Rappe della Germania. Wir haben jetzt drei Athletinnen aus Deutschland gleich hintereinander. Kimberly Rappe ist die erste, dann werden noch Marisa Kaup und Hanna Süß an den Start gehen. Inzwischen eben Kimberly Rappe seit einer halben Minute, 40 Sekunden genauer gesagt, schon auf der Strecke, bisher fehlerfrei. Ancora i fratelli Barzona che si riscaldano nella parte finale del canalone di Merano. Ricordiamo che dopo la finale che assegna le medaglie nella K1 ci sarà una sorta di finalina B che vedrà impegnati i ragazzi che si erano qualificati tra l'undicesimo e il venticinquesimo posto, per avere ancora qualcosa più di spettacolo. Andiamo a vedere Kimberly Rappe della Germania nella parte conclusiva del tracciato. Questo sì che è un buon tempo e dovrebbe andare al comando, e attenzione perché potrebbe insidiare anche il tempo della prima manche di Saftova, e quindi questo significa che potrebbe essere un tempo anche da medaglia. 99,37 per Kimberly Rappe, attenzione. Das ist schneller gewesen als die Siegerin der Qualifikation. Kimberly Rappe mit 99,37 fixiert sie eine neue Bestzeit mit einem fehlerfreien Lauf. Inzwischen ist auf der Strecke Marisa Kaup, die zweite von drei deutschen Athletinnen in dieser Kategorie. Attenzione perché Kimberly Rappe in prima manche aveva fatto 112,70, si è migliorata di oltre 13 secondi in questa seconda, e potrebbe essere un miglioramento che potrebbe permettergli di salire sul podio. La gara è ancora lunga perché comunque mancano ancora tre atlete, e già con Marisa Kaup potremmo vedere chi di queste atlete salirà sul podio. Andiamo a vedere, sicuramente la Germania lo è, anche perché mancano ancora due atlete tedesche, e poi la favorita numero uno a questa gara, Martina Savkova della Repubblica Ceca, che dopo il bronzo nella K1 va alla ricerca del bottino grosso nella sua amata C1. So unterwegs also Marisa Kaup, gleich oben im Tor Nummer 2 hat sie zwei Strafsekunden kassiert, und genau das ist der Rückstand bei der Zwischenzeit. 2,06 der Rückstand, also minimaler Rückstand in der Zeit für die Marisa Kaup aus Deutschland. Jetzt das vorletzte Tor, super passiert, und jetzt noch volle Kanne ins Ziel. Andiamo a vedere Marisa Kaup che non va per il primo posto ma per il secondo, con il tempo di 102,22, comunque migliorato rispetto alla prima manche per l'atleta, che è altissima, veramente secondo me sfiorerà il 1,90 m. Questa atleta è veramente molto alta, e allora la Germania sale sul podio con Kimberly Rappe, e adesso Hanna Süß
sempre della Germania. A chiudere ci sarà Martina Satkova. Anna Süß, während ihre zwei Landsfrauen, nämlich die Kimberly Rappe und Marisa Kaup, auf den ersten zwei Positionen rangieren, jetzt macht Hanna Süß versucht, sich ihren Tag zu versüßen. Sagen wir es aber ganz salopp so, in diesem Wettkampf mit einer Top-Leistung. Andiamo a vedere quindi Hanna Süß nella parte centrale del tracciato. Kimberly Rappe un 99,37 con un percorso netto, parte centrale per Hanna Süß. Torsione alla porta numero 13, andiamo a vedere cosa decideranno i giudici di porta per loro. Das war sehr abenteuerlich, wie sie hier die Position 13, jawohl, also wird wieder nicht gut geschrieben, wird 50 Strafsekunden. Alla porta numero 13. Alla porta numero 13 per Hanna Süß, avevamo visto quella torsione non proprio corretta, me ne ero accorta, infatti la penalità è arrivata. E allora Marisa Kaup ringrazia e mette piedi sul podio con Carolina Massarenti che è ancora terza, ma adesso in acqua c'è la fuoriclasse Martina Satkova della Repubblica Ceca. Wir haben alle gesehen, wie schnell das gehen kann, also eine nicht korrekte Passage auf dem Tor Nummer 13 für die deutsche Athletin und schon rasselt sie nach hinten in der Wertung. Eine ist noch oben, beziehungsweise unterwegs bereits, die außerordentlich starke Tschechin Martina Satkova. War die schnellste in der Qualifikation, macht jetzt natürlich Jagd auf eine gute Zeit, bisher fehlerfrei durchgekommen. Andiamo a vedere allora Martina Satkova nella parte centrale del tracciato, andiamo a vedere verso la porta numero 15 da affrontare in risalita, è un passaggio netto per lei, andiamo verso la 16 da affrontare in discesa, 3,94 il vantaggio dell'atleta della Repubblica Ceca. E salvo clamorosi errori nella parte conclusiva non dovrebbe avere problemi ad andare a prendersi la vittoria, che ancora questioni di secondi andrà a essere sua verso il 95-58. Martina Satkova vince per la Repubblica Ceca davanti a Kimberly Rappe della Germania e Marisa Kaup, Germania. Sensational result for the Czech Republic, for Martina Satkova. A very, very good competition, a huge advantage for the Czech. Second place for Kimberly Rappe, Germany. Third place for Marina Kaup, Germany. And fourth place for the only Italian athlete, Carolina Massarenti. A seguire Asia Yuga e poi Hanna Süß, una bella finale anche questa e adesso ci prepariamo per la gara regina, la K1 maschile, dove si vedranno sicuramente i migliori tempi della giornata, ricordando che il pettorale numero 141 di Marcello Beda aveva vinto la qualifica in 80,71, quindi 1,20,71, Marcello Beda in prima manche, che aveva avuto la meglio su Tommaso Barzon, poi Nico Testen, Jack Nopnikar, Gabriele Grimandi, Stefano Baroli, Luis Hershik, Mattia Poletto, Tommaso Panico ed il primo a partire, che era il decimo classificato della prima manche, Jakob Weger. Jawohl, also in Kürze der Höhepunkt mit dem Finale auf der Kajak K1 und die Ehre, diesen Wettkampf zu eröffnen, hatte Jakob Weger hier aus Meran direkt. Er wohnt praktisch nahe der Passa, nahe diesem wunderschönen Fluss hier, wo die Wettkämpfe stattfinden, immer wieder hier in Meran. Jakob Weger, 10. hat er sich gerade noch qualifiziert.
aber jetzt werden die Karten neu verteilt, wird neu gegeben und es wird bei Null gestartet. Also unterstützen Sie alle unseren Meraner Jakob Weger, der in Kürze das Rennen eröffnen wird in der Final Category in der K1 Kajak Einer. First athlete at the start is a local hero, athlete here from Meran, Jakob Weger, 10th in the qualification, but now we start by zero. And we see the clock starting exactly in a few seconds, 0-0-0 for Weger, starts now. È partito allora Jakob Weger, è partita la finale della K1 maschile con la solita pagaiata potente di Jakob Weger, però attenzione, penalità per lui, 2 secondi alla porta numero 2, lui che si era qualificato con 4 secondi di penalità, l'unico a riuscirci, atleta meranese che ha vinto il mondiale under 23 nel 2018. C'è la parte della Marina Militare, si è ritirato qualche anno fa, però se andate a seguire la sua pagina social può portarvi con lui in cima alle vette di montagne per poi scendere con lo sci, col parapendio, anche mountain bike, canoa estrema, insomma sport a più non posso per questo straordinario giovane campione meranese. 4 secondi di penalità per lui, parte conclusiva del tracciato per Jakob Weger, ultime bracciate, il tempo era buono, era buono il tempo di Jakob che era 80 e 98, però è 84 e 98, perché 4 secondi di penalità. Bello anche il gesto sportivo di Marcello Veda che sta completando le fasi di riscaldamento e stava facendo il tifo per l'avversario e amico Jakob Weger. Questo è lo sport che ci piace vedere, questo è lo bello dello sport che ci piace raccontare. Ma la gara prosegue, parte in questo momento Tommaso Panico. E ora also gratulazione a Jakob Weger, der wirklich eine tolle, schnelle Fahrt gezeigt hat. Leider Gottes 4 Strafsekunden für den Meraner. Sein Landsmann aus dem italienischen Team, Tommaso Panico, ist auf der Strecke. Man muss das richtig betonen, sonst bedeutet das Wort ganz was anderes. Guarda, all'inizio dicevo Panico anch'io, poi la mamma mi ha tirato le orecchie, mi fa Panico, e da quel momento allora mi è entrato in testa, quindi Tommaso Panico, atleta genovese, da parecchi anni ormai in forza all'Ivrea Canoa Club, lui che è stato anche campione italiano juniores, in lotta per un posto nella squadra under 23, dove invece troveremo sicuramente Tommaso Barzona e Leonardo Grimandi, fratello di Gabriele, che vedremo tra poco in gara. Andiamo a vedere una soluzione diretta e non a S per Tommaso Panico. Nella parte conclusiva del tracciato aveva 1,78 di vantaggio su Weger, che però era stato penalizzato di 4 secondi. Molto probabilmente andrà al comando Panico per 84 e 19, 79 centesimi di vantaggio su Jakob Weger. Panico also übernimmt jetzt die Führung nach seinem Lauf, ein fehlerfreier Lauf für den Italiener. Complimenti, zero errori per Panico. Per quanto riguarda la pronuncia è sempre giusto anche chiedere gli atleti stessi e loro ti informeranno, esatto, gentilmente, perché non vorremmo mai azzardarci a usare espressioni errate. Panico che tra l'altro ha fatto un percorso netto sia in semifinale che in finale, fino a questo momento nel kayak è l'unico che è riuscito a farlo. Attenzione però, Mattia Poletto, medaglia d'argento ieri al campionato italiano juniores, e quindi vorrà rifarsi oggi dove ci sono anche i grandi per andare a prendersi punti preziosi nella graduatoria del ranking mondiale. Andiamo a vedere Mattia Poletto, Pollez per gli amici, nella parte centrale
del tracciato. Tra poco andremo a vedere l'intertempo, sempre su l'intertempo che adesso verrà contato su Tommaso Panico, 3 secondi e 50 di vantaggio per Mattia Poletto nella parte conclusiva del tracciato, con il suo allenatore Luca Bizza che segue e incita il suo allievo. Andiamo a vedere, buono il tempo, è buono il tempo di Poletto, è decisamente buono il tempo di Poletto, 79.03, unbelievable, the first athlete under 80 seconds, unbelievable, super performance for the Italian Mattia Poletto. È il miglior tempo della manifestazione, 79.03, 5.16 di vantaggio su Poletto, e un secondo abbondante meglio del tempo di Marcello Bida. Marcello Bida, ricordiamo che però nelle ultime fasi della prima manche ha tirato un pochettino i remi in barca, si sa mai che adesso possa migliorare. Intanto gran prova di Poletto, un altro gran bel prospetto italiano, 79.03, la gara non è finita, anzi ancora lunghissima. Luis Herschick della Germania è già alla porta numero 7 da affrontare in risalita. Jawohl, der einzige Deutsche im Finale ist Luis Herschick. Er war in der Qualifikation an der siebten Position. Jetzt unterwegs mit auf halber Strecke, ohne Fehler, fehlerfrei geblieben bisher. Aber eine sensationelle Leistung von Mattia Poletto. Mattia Poletto, che adesso è lì e attende l'arrivo dei suoi avversari. Tranquillo Mattia, è un percorso netto. Non sono state segnalate penalità, quindi 79.03 netto per Mattia Poletto. Andiamo a vedere intanto Herschick nella parte conclusiva del tracciato. Attenzione, perché anche il tempo del tedesco è buono. Attenzione, forse sarà leggermente superiore, ma di poco, a quello di Poletto. 81.82.54. 82.54, Herschick secondo. Zweiter Platz jetzt für den Deutschen Luis Herschick. Nach wie vor Mattia Poletto mit einer sensationellen Leistung in diesem Wettkampf. Und wir haben eigentlich drei Athleten, die fehlerfrei geblieben sind in diesem Lauf. Nämlich Panico, Poletto und Herschick. Auf der Strecke Stefano Baroli für Italien. Hanno imparato a non toccare il forte tra una e l'altra manche, avevano toccato tutti quasi nella prima manche, tranne, se non sbaglio, Tommaso Panico e lo stesso Marcello Beda, mi pare avessero fatto un percorso pulito. Andiamo a vedere Stefano Baroli, la sorpresa di questa prima manche, atleta juniores, gran manche la sua quest'oggi, nonostante i due secondi di penalità. In partenza poi ci sarà Cooper, Gabriele Grimandi. Unglaublich, ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, 50 Strafsekunden jetzt für den jungen Stefano Baroli. Auch er ein Qualifikant. Also, da ist eigentlich schon alles zu vergessen, leider Gottes, diese 50 Sekunden, aber trotzdem, er kämpft weiter, aufgegeben wird nur die Post, auch bei den Kanuten. Sarebbe stato comunque alto il tempo all'intertempo di Baroli, che però adesso ha 100 secondi di penalità sulle spalle, si chiama fuori dalla lotta per le medaglie, l'atleta milanese che va a chiudere le sue fatiche di giornata al quinto posto, e adesso occhi piantati in partenza per il campione italiano juniores 2023, titolo vinto proprio ieri, Gabriele Grimandi. Cooper per gli amici, e ce vedremo lui in acqua sicuramente, poi vedremo anche papà Beppe sulla riva incitarlo come un leone. È partito Cooper, attenzione alla porta numero 1 e alla porta numero 2. Dalla nostra postazione sembra essere passato indenne. Natürlich können auch die anderen Zuschauer, also nicht nur die Trainer, sondern auch die Zuschauer, die Athleten anfeuern, ihnen
Mut zusprechen und sie einfach ein bisschen nach vorne pushen. Make some noise for all the athletes. Make some noise, not only the river, but also the people can make some noise. Comincio a sentire una vocina che urla e dice dai, 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 e chissà chi sarà, chissà chi sarà. Adesso ci avvicineremo e si sentirà ancora di più. Andiamo a vedere Cooper nella parte alta, Gabriele Grimandi alla porta numero 15. I numeri che solo lui sa fare. E andiamo a vedere il ritardo di 1.31 su Mattia Poletto. È una soluzione diversa la sua attenzione a Beppe Grimandi e il portina del Canoa Club di Bologna per Cooper, che adesso se la gioca. Siamo sul filo dei centesimi. Gabriele Grimandi contro Poletto, Poletto contro Grimandi, secondo. Secondo, secondo Gabriele Grimandi. Pensa, questi due giorni che se le danno di santa ragione. Ieri ha vinto Cooper, oggi tra i due ha avuto la meglio Poletto, e adesso guarda cosa fa Mattia, che va a complimentarsi con l'amico e rivale. E se non è sport questo, non saprei che cosa altro possa essere. Però la gara è ancora lunga. Jan Loknekar della Slovenia, bravi ragazzi. Mi piace molto come tu stia commentando se la danno di santa ragione sportivamente lungo il tracciato, poi dopo la birra se la bevono insieme. Una? Anche più di una, ma diciamo così, una alla volta. So, also bleiben wir seriös, wir können natürlich hier gerne vom Frostbier reden, wir sind ja in der Zentrale der Frostbiererzeugung. Aber es sind noch vier Athleten oben, beziehungsweise Jan Jokica aus Slowenien ist gerade auf der Strecke. Attenzione allora, Jan Loknekar per la Slovenia nella porta numero 15, da affrontare in risalita, però tocca in entrata e sono due secondi che potrebbero pesare sul tempo. Infatti da 0.73 di ritardo passa a 2.73 e adesso recuperare due secondi su Poletto nella parte finale non è assolutamente semplice. Andiamolo a vedere nella parte conclusiva. 79.03 è il tempo di Mattia Poletto, che adesso resiste ancora su Jan Loknekar, che va a piazzarsi in terza posizione. Third position for the Slovenian, we have a double lead for Italy, Poletto, Grimando. And then Loknekar is on the third position now. Per onor di cronaca, Loknekar, nonostante, anche senza il due secondi di penalità, sarebbe stato in seconda posizione. Gran tempo quello di Mattia Poletto, 79.03. E adesso tre banchi di prova importantissimi. Nico Testen, Slovenia. Partito. È partito colui che qualche anno fa vinse la medaglia d'oro nei campionati europei juniores, quindi uno dei migliori talenti della Slovenia. Anche in Slovenia sono talmente tanti che è stata una lotta serrata anche quest'anno. Pensa che in squadra è riuscito a entrare il sedicenne figlio d'arte Gigalino Cevar nella K1 a 16 anni. È un po' come il nostro 18enne Xavi Ferrazzi, che è entrato in squadra insieme a De Gennaro e poi ai vari Ghisetti, Beda e Ivaldi, che si giocheranno un posto per i mondiali. Nico Testen adesso in acqua alla porta numero 15. Andiamo a vedere l'intertempo, è vicino, vicino, vicinissimo Poletto. 0.33 di ritardo per Testen, e allora è dalla 15 all'arrivo che si giocheranno il posto sul podio. Andiamo a vedere, sono vicini, sono vicinissimi, è questione probabilmente di centesimi. Andiamo a vedere, Testen è secondo, Testen è secondo, è riuscito a recuperare 22 centesimi, ma non basta, Poletto è sul podio. Just 11 cents of seconds for the second place for Nico Testen, and so we can say we have an Italian win, surely an Italian win in this competition, because we have only two Italians on the start line.
e sicuramente la vittoria è per l'Italia, come sottolineavi tu stesso, però adesso per Pollens due clienti molto scomodi. Uno è Tommaso Barzon, atleta che tra l'altro lo troveremo in Coppa del Mondo tra una settimana ad Augsburg nello slalom cross, però lui ha voluto essere presente qui a Merano. Tommaso Barzon, parte centrale del tracciato, atleta della graduatoria Under 23 che difenderà il tricolore ai mondiali di Cracovia e agli europei di Bratislava. Andiamo a vedere, mamma mia che tecnica, che personalità quella di Tommy Barzon, sembra avere ancora tante energie e l'intertempo dice che Poletto è lì vicino vicino, però sono due secondi di ritardo quelli di Tommaso Barzon all'intertempo e adesso deve inventarsi una magia, deve inventarsi qualcosa per provare ad andare davanti a Mattia Poletto. E adesso andiamo a vedere Barzon contro Poletto, Poletto contro Barzon, ultime bracciate ed è terzo Tommaso Barzon. Dritter Platz jetzt für Barzon und zwar ist er jetzt mit einer Zeit von 80 und 11, 1,08 Sekunden hinter dem führenden Mattia Poletto. Sensationelle Leistung für den Italiener, für Mattia Poletto. Und wir können sagen, der Slowene ist auf dem Podest. Auch der Slowene Nico Testener ist in second place. Surely one medal for the Slovenian. E adesso il vice campione del mondo 2021, Marcello Beda in acqua, e a questo punto è Bologna contro Sacile, Friuli contro Emilia, per Beda contro Poletto, Poletto che ha fatto 79 e 03. Andiamo a vedere Marcello Beda che sicuramente ha più esperienza di Mattia Poletto, però l'atleta friulano ha messo giù una manche incredibile, una manche perfetta. Andiamo a vedere Beda nella parte centrale, bello, fluido, morbido, liscio verso la porta numero 14 da effettuare in risalita. Ci avviciniamo all'intertempo che può dire tanto alla porta numero 16. Andiamo a vedere, è vicino, Beda è molto vicino, 37 centesimi di ritardo per Marcello Beda, ultime bracciate, porta numero 18 per Marcello Beda per andare verso la porta numero 19 da effettuare in risalita. È sullo stesso tempo di Mattia Poletto e qui si gioca al centesimo. Marcello Beda va a vincere davanti a Mattia Poletto per 79 centesimi. What a final, what a final for Marcello Beda. He was behind at the last intermediate time, but on the last turns, on the last gates, he was amazing, amazing, so fast. And the win goes to Marcello Beda, Italy. Marcello Beda che vince in 78-24 davanti a Mattia Poletto, 79-03, 79 centesimi, testa ed è terzo a 90 centesimi. Te che commenti le gare di sci, sono distacchi veramente da sci alpino, veramente una gara bellissima. Bellissimo, bellissimo, wunderbar dieser Wettkampf, die wunderbar Spannung bis zum letzten und der allerletzte Starter hat hier gewonnen, hat sein Kanu nach vorne geschoben mit einem sensationellen Finale. Er war hinten bei der letzten Zwischenzeit und jetzt hat er da noch den Sieg herausgeholt. Altri abbracci tra Poletto e Grimaldi. Poletto l'ha sognato il titolo, ci è arrivato vicinissimo, però la classe di un vice campione del mondo è uscita fuori, ha tirato fuori il meglio di sé, è andato a migliorare quel che bastava per portarsi a casa la gara di oggi con il miglior tempo. La gara sarebbe finita, però noi vogliamo goderci altro spettacolo e allora ci sarà la finale B che vale dall'undicesima alla